Siamo felici di vedervi su un'altra storia sconvolgente. Buona visione. Sto divorziando da te. E in tutto. Quanto puoi sopportare ancora? Quando Jennifer sentì quelle parole crudeli, si coprì le orecchie con i palmi delle mani e aprì il suo libro di preghiere, mormorando dolcemente: Madonna, Vergine Maria, abbi pietà di questo peccatore. Non sa cosa sta facendo. Ti prego, Madre di Dio, che vada all'inferno questo disgraziato. Eugenio le strappò il libro a brandelli dalle mani e lo gettò via con rabbia. Le pagine volarono via, staccandosi dalla copertina malandata e spargendo il tappeto del salotto. E Jennifer ululò come per il dolore. Dio, cosa stai facendo? Calmati, Eugene, ti prego. Sono stufa di te e delle tue preghiere. Con le tue eterne suppliche e le tue buone azioni e le tue stupide azioni sacre. Il marito gridò alla donna. Hai perso la testa a tal punto da non vedere altro che la tua falsa religione? Niente funziona per te. Sei sterile, lo sai? Ti è stato diagnosticato da anni. Vai in chiesa. Te l'ho detto, avresti dovuto fare la fecondazione assistita prima che fosse troppo tardi. Ora è troppo tardi. È disgustoso. È disgustoso. Jennifer strinse le labbra. Non si può fare un bambino in provetta? Il sacro sacramento della discesa dell'anima di Dio non si abbassa a tanto. Vi mostrerò il sacramento della discesa dell'anima. Eugene parlò con rabbia non celata e si avvicinò alla moglie. Te lo faccio vedere io. Cosa stai facendo, Eugene? Jennifer era spaventata e pallida per la paura. Non toccarmi, urlò. E allora? Sei libera di urlare. Il marito la afferrò per un braccio e la tirò violentemente verso di sé, trascinandola lungo il corridoio fino alla stanza sul retro nonostante le sue urla. Poi, senza allentare la sua presa ferrea, aprì la porta. Spinse Jennifer nel vano della porta e sbatté la serratura, girandola dietro una fessura. «Resta lì! Stupida! Non posso più vederti! Aprirò quando arriveranno i documenti per il divorzio!» Le gridò attraverso la porta. Jennifer, sdraiata sul pavimento, si avvolse le braccia intorno alla testa e ululò come un cane maltrattato. Ululò e singhiozzò pietosamente, mescolando i lamenti alle preghiere. «Signore, abbi pietà di noi peccatori! Fa così male! Erode deve essersi rotto un braccio. Salva e abbi pietà di lui, Signore, perché non sa quello che fa. Riportami a casa tua, ti prego! Non posso più sopportare questa vita. Beati i fedeli, perché di loro è il regno dei cieli. Io credo. Lo credo, Signore!» La donna si alzò dalla sua posizione con un bagliore fanatico negli occhi. «Io credo. Sì. Tutto il male che ha fatto a me e agli altri gli tornerà indietro centuplicato. Sia fatta la tua volontà, Signore!» Borbottò a lungo qualcosa. Si chinò a croce, sbatté la fronte contro lo stipite della porta, poi tacque. Si sistemò, strisciò sul divano nell'angolo della stanza e si addormentò. Eugene e Jennifer erano sposati da molto tempo. Da circa 10 anni. Nei primi anni del loro matrimonio, la famiglia fu colpita da una tragedia. Il loro primogenito, un bel maschietto, morì ad appena un anno di età a causa delle complicazioni di un'infezione virale. Non ci fu nulla da fare, nemmeno da parte dei medici esperti della famiglia. Né Eugene stesso, allora giovane medico specializzando, né suo padre, rinomato chirurgo e cardiologo, né suo zio, anch'egli brillante medico. E Jennifer, una giovane bellezza, che ha sposato per amore, dopo questa tragedia ha quasi perso la vita. Si è adagiata in una terribile febbre nervosa, e molti mesi dopo è stata curata da neurologi, psicologi e cardiologi. Ma non fu mai più la stessa. Quella fragile, effimera felicità che avevano vissuto insieme era evaporata da tempo. Si era dissolta come una nuvola bianca nell'alto cielo indifferente sopra la tomba del loro figlioletto. Poi, al funerale del suo bambino, Jennifer andò su tutte le furie, strappandosi i vestiti, urlando e lanciando una terrificante maledizione in quel cielo azzurro e limpido. Urlava così tanto che una suora venuta dalla chiesa del cimitero dove era stato sepolto il vitellino, guardando l'angoscia della giovane madre che aveva perso il suo caro bambino, disse a Jennifer: «Devi rivolgerti alla fede. Non è appropriato usare una simile bestemmia in un luogo come questo». Eugene fece solo una smorfia e agitò la mano: «Vai per la tua strada, nessuno te lo chiede». Ma la madre andò dalla suora e parlò a lungo con lui, battezzandolo e piangendo.
In seguito, quando Jennifer fu dimessa da casa, la portò in chiesa. Lentamente ma inesorabilmente. La giovane donna si tuffò a capofitto nella religione e osservò con zelo tutti i canoni e le ingiunzioni. Pregava 100 volte al giorno, digiunava, partecipava a tutti i tipi di funzioni per la comunione, si confessava, non lasciava letteralmente mai la cattedrale. Eugene non era molto coinvolto, anche se lei cercava di trascinarlo nelle sue convinzioni. Sì, lui non voleva cedere. Solo che la fede di Jenny non aiutava. Dopo quel primo bambino, lei ed Eugene non ebbero più figli. Diverse volte andò in pellegrinaggio in vari monasteri, templi miracolosi e reliquie. Ma non ottenne alcun risultato. Eugene insistette per un trattamento tradizionale. E Jennifer accettò. Ma anche in questo caso non ci fu fortuna. Era come se una cosa e l'altra venissero fuori di proposito. La moglie era completamente diversa. Dentro e fuori. Aveva smesso di prendersi cura di sé. Indossava sempre vesti scure e scialli, nascondendo i capelli. Eugene non riconosceva più la sua giovane e bella moglie. Era ormai una donna completamente diversa, estranea e distante. Inoltre, disperata e francamente poco intelligente. Si vergognava di lei, non invitava più gli amici a casa per gli eventi importanti, dove tutti venivano con la moglie. Veniva sempre da solo, e poi ha iniziato a prestare attenzione ad altre donne. Cosa si può fare? La natura fa il suo corso. Non sono un monaco. Si lamentò davanti a un drink con il suo più caro amico, anche lui medico, con cui erano amici fin dal primo anno di medicina. Beh, sei qui con lei? L'amico gli consigliò. Sposati di nuovo. Non ci sono abbastanza donne in giro? Dovrei, sospirò Eugene. Ma sai, mi dispiace per lei, Alex, davvero. Sto pensando. La amavo così tanto. Oh, perché doveva andare così? È giusto? Ti chiedo, è giusto che una ragazza così bella si sia improvvisamente trasformata in una donna orribile e meschina? E anche pazza. Non è giusto. Alex accettò e se ne versò un altro. Ma domani sei in servizio, no? Comunque sia, Eugene fece spallucce. Manca ancora molto al mattino. No, basta così. Alex si alzò e mise la bottiglia in frigo. Sei un chirurgo, Eugene, un buon chirurgo, da Dio, si potrebbe dire. Oh, non ricominciare con me. Eugene si arrabbiò. Non credi che sia sufficiente a casa tua? Bene, bene, sono un brillante chirurgo. Amichevolmente, Alex accettò. Ma un chirurgo deve avere una mano ferma. È quello che hanno insegnato a me e a te. Davvero? Davvero? Eugene sospirò e si alzò anche lui. Vado a letto. Eugene aveva avuto molte donne nel corso dei molti anni di questa vita familiare. Per lo più al lavoro, ovviamente. E dove altro poteva incontrare donne? Era sempre in clinica. Raramente era a casa, tanto meno durante i viaggi di lavoro. Beh, anche alle conferenze e ai simposi, aveva relazioni con medici come lui, specialisti. Un paio di giorni lontani dalla solita routine passavano nella sua vita, senza lasciare alcuna traccia percepibile nel suo cuore o nella sua anima. Spesso non ricordava nemmeno i loro volti. Per non parlare dei loro nomi. Amici e parenti si chiedevano perché non avesse ancora lasciato la moglie. Ma no. La loro relazione, irrimediabilmente distrutta, non era stata a lungo un segreto per nessuno. Eugene stesso non avrebbe potuto dire nulla al riguardo. Sì, era arrabbiato con Jenny, persino molto arrabbiato. A volte era pronto a colpirla con qualcosa come una mosca fastidiosa, ma a volte molto, molto raramente. La sera tardi, quando tornava a casa, la trovava già addormentata nel sonno. Il suo viso si rilassava, l'espressione perennemente triste scompariva. Non si vedevano più gli occhi infossati e pieni di desiderio. E allora, guardando sua moglie, rivedeva in lei quella giovane bellezza ormai irrimediabilmente perduta, ritrovata, di cui tanti anni prima era stato tanto innamorato. In quella lontana primavera non era ancora un medico, non era ancora un chirurgo. Era solo un ragazzo qualunque, appena tornato dall'esercito. E Eugene si era talmente annoiato delle donne durante il suo periodo di servizio che era pronto a inseguire la prima gonna che avesse trovato. Il tempo fuori era splendido, cielo azzurro e limpido, foglie in fiore dappertutto. E il profumo dei giardini volanti era così stordente.
Eugene percorreva la stretta strada privata che costeggiava il negozio. Era venuto in questa zona della città per far visita a un compagno di scuola e ora intendeva prendere un po' di alcol per l'incontro. L'umore era alle stelle. Il suo orologio interno si era fermato alle 11 durante il viaggio in treno verso casa e da allora era rimasto fermo a quel bellissimo momento. Ora gli sembrava che nulla al mondo fosse impossibile. Tutto ciò che lo attendeva era la gioia. Così, quando vide una ragazza con un cagnolino dall'altra parte della strada circondata da tre ragazzi dalle intenzioni evidentemente non proprio educate, non esitò e in due secondi attraversò l'ampia carreggiata e, come una tigre, saltò fuori dai cespugli proprio al centro degli eventi iniziali. «Ehi, uomini, andate per la vostra strada!» disse con calma, un po' pigramente. Il trio di spavaldi fissò lo straniero con divertito scherno. «Hai sentito, Zanna?» uno di loro disse all'altro, con un ghigno lussurioso. «Lo straniero ci chiede di andare per la nostra strada. E noi ce ne andiamo per la nostra strada. Stiamo andando in scena», disse l'uomo che chiamavano Fang, «siamo nativi». «Da dove venite?» disse Fang, e mosse un dito storto sul petto di Eugene. Poi passò il pollice sul petto di Eugene, dandogli una scossa. Eugene vide la potenza potenziale del suo avversario, ma non si spaventò e sorrise in attesa di un combattimento. Aveva voglia di combattere. Era da molto tempo che voleva dare un pugno in faccia a qualcuno. Il lungo autocontrollo stava facendo il suo effetto. Durante il servizio di leva, molte, molte volte avrebbe voluto prendere a pugni qualcuno fino alla morte. E non debolmente. Ma non poteva. «Ma eccoti qui, nessuno te lo impedisce. E io sono uno del posto», si mise le mani sul petto e sorrise ai ragazzi. «Viviamo in una città. Quindi sei un passero non addestrato». Loro risero. «E voi cosa pensate? Siete cresciuti e non sapete ancora come funziona. Non mi interessano i tuoi modi di fare». Eugene rispose sprezzante. «Ho detto di allontanarsi dalla ragazza, questo è l'ordine». La ragazza spaventata, molto giovane, era in piedi tra loro, tremante, con gli occhi castani che passavano rapidamente da una parte all'altra. Il cagnolino dal pelo riccio era accoccolato ai suoi piedi. Fuori era già il crepuscolo e la scarsità di passanti si affrettava a tornare a casa a quell'ora, preferendo evitare il conflitto incombente. «Vi mostreremo il nostro ordine tra un attimo». Zanna sogghignò minacciosamente e, passando in un attimo dalle parole all'azione, si scagliò bruscamente e bruscamente per affondare il pugno nella mascella del suo difensore. Ma Eugene reagì immediatamente, accucciandosi bruscamente. E il pugno del suo avversario passò attraverso l'aria. Si svegliò per il momento, cedendo persino al suo stesso colpo. Ringhia con rabbia. Da dietro, un secondo era già intento a schiacciare la testa di Eugene con un grosso masso. E un terzo stava arrivando. Ma il loro avversario non era facile. Galoppava e schivava come una mangusta in un combattimento con un cobra. Schivava e schivava, e anche lui sferrava alcuni colpi molto sensibili. Eugene era un combattente esperto. Praticava varie arti marziali da diversi anni. E il periodo trascorso nell'esercito non era stato vano. Le probabilità di vittoria erano contro di lui, anche a quel livello. Chissà come sarebbe finita la rissa se non fosse passata un'auto della polizia. I poliziotti riuscirono a legare tre di loro, compreso Eugene. Il quarto è fuggito in una direzione sconosciuta. In seguito, però, fu ritrovato e aggiunto agli altri. Ha scontato la pena in una cella di isolamento per teppismo e disturbo della quiete pubblica. Poi è stato mandato ai servizi sociali. Non si arrivò a nulla di grave, grazie a Dio. E tutti loro se la cavarono con poco. Eugene fu rilasciato il giorno dopo. Dopo aver stabilito chi aveva ragione e chi aveva torto. La testimonianza della ragazza, che non fu nemmeno registrata come vittima, ma come testimone perché non aveva nemmeno un graffio, fu registrata e aggiunta al fascicolo. «Vieni, ragazza, ti portiamo a casa», le dissero i poliziotti dopo tutte le formalità. «E lui?» annui Jennifer, con le lacrime agli occhi, al corridoio. «Dove era stato portato il suo protettore?» «È stato lui a salvarmi». «Lasciatelo andare, per favore. Domani verranno i nostri superiori, risolveranno tutto, leggeranno la sua dichiarazione e lo lasceranno andare», le assicurò il sergente sorridente. «Vedrà, allora. Deve restare qui tutta la notte?» Jennifer era inorridita. Il poliziotto sorrise. «Non si preoccupi, signorina, il suo uomo starà bene.
Il posto è pulito e tranquillo. Ma non è colpevole di nulla. Perché tenerlo qui? La ragazza non si arrendeva. Mi ha protetto da loro. E anche da Benfica. Il cane, sentendo il suo nome, alzò il muso barbuto e scodinzolò amabilmente. Vai a casa con Benfica, la convinse l'ufficiale di turno. E domani vedrai il tuo ragazzo. Non è il mio ragazzo, disse Jennifer infastidita. Non l'ho mai visto in vita mia. E dopo un po' chiese con un altro tono di voce. A che ora esce domani? Non posso dirlo. Il poliziotto strizzò gli occhi. Sarà verso l'ora di cena. Se si rivelerà innocente, naturalmente, lo vedrete. Tornerò domani mattina e aspetterò che venga rilasciato, ha promesso Jennifer. Dovresti ringraziarmi quando te ne vai. Vorrei che una ragazza come lei mi ringraziasse. Non direi di no, e tu, Nelson? Mi sono fatto una risata dopo che se n'è andata in servizio. Ma a me e a te non è stato promesso. È sempre così. La milizia è arrivata, ha ripulito il casino. E tutti gli allori e la gratitudine femminile vanno ai teppisti. Sì, Nelson. Le risate provenivano dalla sala fumatori. Persino Eugene, che era sdraiato su un ripiano della cella, rigido e con una rete grossolana, poteva sentirle. Insieme ai suoi recenti avversari. E sorrideva soddisfatto. Anche lui aveva intenzione di vedere ancora una volta quella bella ragazza dagli occhi blu ciliegia. Lei venne il giorno dopo e aspettò che lui fosse rilasciato. Grazie per essere intervenuta. Jennifer sorrise imbarazzata. I miei genitori sono molto ansiosi di conoscerla e di ringraziarla. Di solito si va a conoscere i genitori almeno dopo il primo appuntamento. Eugene Rice allegramente. Ma a me non dispiace. Consideriamo il nostro primo appuntamento come il piccolo incidente di ieri sera. Jennifer arrossì, poi Rice anche lei, rendendosi conto di come potevano essere interpretate le sue parole. Naturalmente, da quel giorno iniziarono a frequentarsi. Avevano tutto, un appuntamento, una passeggiata sotto la luna e una presentazione ai loro genitori. E tutto fu coronato, come doveva essere in quegli anni, da un matrimonio sontuoso e allegro. Ma sembra che non fossero destinati a vivere per sempre felici e contenti, come desideravano i numerosi invitati. Ora, ricordando questo, Eugene si limita a sospirare deluso. E Jennifer? Cosa le passava per la testa? Solo uno psichiatra poteva dirlo. In effetti, lo aveva detto un paio di anni fa, quando Eugene si era finalmente rivolto a lui per le stranezze divine della moglie, portandola da uno specialista raccomandato da conoscenti comuni di medici come lui. Ebbene, amico mio, posso dirti che lo psichiatra lo guardò con rammarico. Sindrome distruttiva. Depressione, segni di schizofrenia progressiva. Lei non è uno specialista in questo campo, ovviamente. Ma capisco. Annuì Eugene, cercando di mantenere un contegno esteriormente calmo. È una possibilità remota. Non solo sottile. Il medico scosse la testa. Non molto, scosse la testa, per niente. Può solo prescrivere una terapia di supporto, cosa che farò ora. Ecco la prescrizione. Deve prendere questi farmaci per tutta la vita. Altrimenti la malattia progredirà. Ora sta facendo del male a se stessa, presto potrebbe fare del male ad altri. Eugene era ben consapevole di ciò che il medico intendeva. Jennifer faceva questo tipo di danni da molto tempo. Una volta si era strappata il petto a sangue, si era presa a schiaffi sulla schiena con una cintura. Sdraiata sul pavimento freddo, si rifiutava di mangiare e borbottava qualcosa. Lo chiamava a domare la sua carne. Parlava anche costantemente con entità che poteva solo vedere. Angeli e demoni. E spesso, quando vedeva qualcosa di orribile nel vuoto, si precipitava alla finestra con l'intenzione di saltare fuori. Era dall'ottavo piano. La prima volta che la vide, Eugene si raffreddò. Il giorno dopo chiamò un tuttofare per mettere delle solide sbarre a tutte le finestre. Oggi Eugene si vergognava della sua azione. Dopo aver gettato Jenny nella stanza e aver girato la serratura, corse fuori di casa e uscì, come faceva sempre, per andare al lavoro. Questo era l'unico posto in cui si sentiva a suo agio. Qui era rispettato, qui poteva realizzarsi. E qui era anche il luogo in cui lo aspettavano le obbedienti, tremanti per la paura dell'autorevole chirurgo, i giovani specializzandi inesperti e molte giovani o meno giovani donne innamorate di lui.
Quante erano passate dal suo letto? Non riusciva più a dirlo a se stesso. Aveva perso il conto. C'erano due partner abituali, una collega chirurgo del reparto di ginecologia, una splendida bruna trentenne, la signorina Lana, che lui guardava sempre con un po' di fastidio, era proprio il suo tipo, alta, statuaria, dalle forme chic, con i capelli di seta scura, le labbra carnose e sensuali e lo sguardo di velluto. Ah, se non fosse stato per questa disgrazia! La sua Jenny avrebbe lo stesso aspetto ora. E l'altra completamente opposta a Lana in tutto. Bassa, bionda e fragile, ridente e vivace. L'infermiera Sibi dell'unità trauma 2. Quando i loro turni si sovrapponevano, lei gli sorrideva sorniona mentre gli passava accanto con i suoi occhi azzurri. Sibi era rilassata e a suo agio con lui. Anche a volte lui le diceva qualcosa. Bevevano il tè insieme, ordinavano la pizza, ridevano. Con Lana avevano solo un'intimità rauca. Inoltre, lei era gelosa di ogni camice bianco che lui aveva. Beh, lui non le ha mai promesso nulla. Così la signorina Lana a volte annuiva, sapendo benissimo sia di Sibie che di tutte le altre relazioni del suo amante. Ma ogni volta si calmava e ricominciavano da capo. Eugene piaceva alle donne sia giovani che anziane. Era carismatico, bello, come una star del cinema. E con il passare degli anni, quella sua bellezza forte e brutale diventava sempre più pronunciata, più chiara, più attraente. Raramente qualcuno era riuscito a sopportare lo sguardo intenso e leggermente ironico dei suoi occhi grigio scuro. Raramente una donna gli era rimasta indifferente. O meglio, non così. Quelle indifferenti erano quelle che non gli interessavano. Almeno qui in ospedale, le autorità ospedaliere, ovviamente, erano ben consapevoli delle tendenze lussuriose del suo miglior chirurgo. Ma lo guardavano con lealtà. Arrivato in reparto, Eugene, non in modo beffardo, la prima cosa che fece fu quella di salutare il personale. Tutti quelli che si trovavano nei paraggi. Bene! Cosa ci facciamo qui durante l'orario d'ufficio? O non avete abbastanza da fare in reparto? Urlò alle infermiere che stavano bevendo il tè nell'ufficio della cucina. Le donne, che non si aspettavano di vedere i loro capi a quest'ora, saltarono dalla sedia come galline alla vista di una volpe nel pollaio. Signore Eugene, mi scusi, signore Eugene, lei è appena arrivato, va bene, sono tutti malati, riposano durante l'ora di silenzio. Le concedo un'ora di riposo. Il chirurgo non ha voluto mollare. Per chi è il reparto? È per voi. Abbiamo del lavoro da fare. Tutti ai propri posti. Il personale obbedì. Ma nessuno era seriamente spaventato. Tutti conoscevano perfettamente le tendenze del loro capo capriccioso. Probabilmente ha litigato di nuovo con la moglie. Quindi si sta liberando delle sue emozioni. Disse uno dei membri del personale in tono conciliante agli altri, mentre percorrevano il lungo corridoio fino alla scrivania. «Ecco, Kimmy, puoi andare!» Disse, dirigendosi verso la giovane infermiera che era rimasta seduta qui in silenzio, come un topo, da sola, mentre tutti uscivano per il tè. Kimmy non lavorava da molto nella clinica. Ed era stata manipolata nel modo in cui voleva essere manipolata. «E il signore Eugene e sua moglie?» Kimmy chiese a bassa voce al suo collega. «Oh, lì non va bene!» La donna si rincuorò, intuendo l'opportunità di spettegolare. Kimmy era arrivata ieri dal reparto accanto. Non solo non aveva ancora visto il famoso rubacuori dell'ospedale, ma non era nemmeno al corrente dei vari dettagli intimi della sua vita di cui parlava l'intera clinica. Tuttavia, nessuno sapeva molto della malattia di Jenny. Si sapeva solo che il signore Eugene era nei guai con la moglie. Quella sera, Kimmy era già al corrente degli affari del suo capo e guardava il primario del reparto di chirurgia generale con un misto di ammirazione e orrore. Da lontano, naturalmente. A tutti i tipi di infermieri insignificanti non era mai stato permesso di entrare negli occhi luminosi dell'alta dirigenza. Cosa ci facevano lì? La giovane Kimmy aveva accettato un lavoro in ospedale come infermiera nella speranza di entrare nel settore, per così dire, e di fare conoscenze utili. Il fatto è che non ha superato gli esami di medicina e per principio non ha frequentato la facoltà di farmacia quell'anno. «Forza, mamma!» ha convinto il suo genitore single. Era una madre single. «Se ci vado adesso, dovrò mescolare polveri e girare per le farmacie per tutta la vita». «E adesso?» La mamma sospirò. «Ti perderai un anno intero». «Ma non devo andare nell'esercito», rispose la figlia. «Che problema c'è? Almeno l'ospedale mi darà un po' di esperienza,
Conoscerò i medici e sarà più facile per me andare all'università. Oh, non lo so. Una madre si lamentava e dubitava mentre abbracciava la sua unica figlia. Guarda tu stessa, Kimmy. Questa brava donna ha dedicato la sua vita alla figlia illegittima. Molti anni fa era venuta in questa grande città dal suo remoto villaggio natale in cerca di una vita migliore, proprio come Kimmy ora ha cercato di iscriversi, solo che non in un istituto, ma solo in una scuola di commercio. Ma fu respinta da una severa insegnante per una sciocca svista. Così Ellen, in lacrime, andò a lavorare in una fabbrica. Il ritorno a casa dalle mucche e dall'infinita ubriachezza del padre non era più un'opzione. Ma niente, il tempo passò e lei si stabilì in città. Viveva in un dormitorio della fabbrica, con altri 8 operai che la pensavano come lei in una stanza. Un bagno per piano. Le docce si rompevano continuamente. Ma la contadina Ellen non era spaventata da tutte queste difficoltà. Aveva visto di peggio. Si alzò presto e andò per prima alla toilette, si vestì, si lavò e beve una tranquilla tazza di tè. Era a casa alle 4:30 d'inverno e alle 3 d'estate. L'odore del letame mi fa ancora rabbrividire. No, meglio in città. Se fai il tuo turno, sei libero come un uccellino. Puoi andare al cinema o al parco fino all'alba. Ellen andò in giro, godendosi la libertà che non aveva mai visto prima, e scrisse a casa per dire che stava bene, che era stata ammessa e che stava studiando. E a te, padre, mi inchino e ti auguro ogni bene. La storia è finita lì. Non tornò mai più al suo villaggio natale. Sua madre era morta da tempo e lei non voleva vedere suo padre o le mucche della comunità. Dopo un po' non volle più andare a scuola. Perché? Lavorava bene, era la migliore lavoratrice. Dopo 2 anni e mezzo, fu messa a capo di un turno e poi fu mandata a studiare per la sua professione. 4 anni dopo, Ellen era già una maestra di cucito. La fabbrica le regalò una macchina da cucire. Le fu persino assegnata una stanza separata di tipo alberghiero negli edifici della fabbrica. Anche qui condivideva la cucina e il corridoio. Ma aveva il suo bagno e la sua toilette. E nessun vicino. Tornavo a casa dopo un turno, chiudevo le porte ed era fantastico. Ero la padrona di me stessa. Dopo 1 anno di questa grande vita separata, Ellen diede alla luce una figlia. Ma lo fece e lo fece. In paese avrebbero spettegolato su di lei e l'avrebbero bollata come prostituta per il resto della sua vita. Ma qui non importava a nessuno. Al lavoro tutti davano per scontata la notizia. Mi diedero il congedo di maternità e non mi umiliarono nemmeno con una parola. Certo, le donne mormoravano negli angoli, ma nessuno osava dire nulla di male agli occhi del caporeparto. E i miei colleghi si sono persino congratulati con me. Mi hanno regalato un vestito da cavallerizza, sonagli e un mazzo di fiori. Questa è una città. Questa è civiltà. Ellen era esteriormente felice e contenta. E molto affezionata alla sua piccola figlia. E chi fosse il padre e perché le cose non avessero funzionato con lui? Nessuno lo sapeva. Non disse mai a nessuno in fabbrica chi avesse dato alla luce sua figlia. Così le operaie spettegolarono alle sue spalle e se ne dimenticarono. E la condizione di madre single si rivelò piuttosto buona. Qualche anno dopo riuscirono persino a ottenere un monolocale indipendente. Ma con una cucina propria, un'ampia loggia e una grande stanza, dove Ellen costruì subito la propria camera da letto e assegnò alla figlia una grande stanza luminosa, in modo che potesse studiare senza essere disturbata. Le comprò un pianoforte e la mandò a scuola di musica, in modo che potesse cavarsela come chiunque altro. Ecco come vivevano. E tutto andava bene, anzi benissimo. Andavano in vacanza insieme più di una volta e mandavano la figlia a fare escursioni. E al lavoro tutto andava bene e senza intoppi. Poco prima che la figlia diventasse maggiorenne, Ellen fu promossa a capo del negozio. E Kimmy crebbe e divenne una ragazza così bella e intelligente. Si diplomò a pieni voti alla scuola di musica. Ma non ha continuato a studiare musica. Beh, può capitare. Ma è stato un bene per lo sviluppo generale. Si iscrisse a un club per giovani chimici. Ho calcolato alcune formule e mescolato polveri in provette. E quando iniziò l'apprendistato, negli ultimi anni, seguì un corso di infermieristica. Cosa che Ellen non si aspettava di certo. Kimmy, è un lavoro così difficile fare il medico. Disse a sua figlia. Come fai a saperlo? Kimmy le obiettò ragionevolmente. E noi non conosciamo nessun medico. Tutti lo fanno. Ellen le strinse la mano.
ci vuole molto tempo per imparare. E tutte le notti in ospedale. Fanno anche il tirocinio all'obitorio, tagliando i cadaveri. Inquietante. A me piace. Chi mi ha detto con fermezza, voglio fare il pediatra. Pediatra. Beh, Ellen sospirò. È la tua vita. Sta a te decidere. Beh, non ha funzionato. Cosa puoi fare? Le ho detto che non era brillante. La competizione per la scuola di medicina è folle. In questo caso avrei dovuto frequentare la facoltà di farmacia. Dicono che tutti entrano, ma questa ragazza testarda si è rifiutata. No, ha detto di no. Così lavora come inserviente. Soffre a stare in servizio di notte per giorni e giorni. Eppure Ellen era segretamente orgogliosa di sua figlia. Kimmy non rinunciava al suo sogno, non scendeva a compromessi. Lasciava che facesse quello che sapeva. Credo che sia nata così. Da adolescente, Kimmy cominciò a chiedere sempre più spesso a sua madre di suo padre. Un interesse naturale. Ellen era da tempo preparata a queste domande. E aveva preparato in anticipo una bella storia. Che il suo amato era morto improvvisamente prima che lei potesse sposarlo. Perché papà è morto? Chiese tristemente Kimmy, 13 anni. Per malattia. Rispose Ellen. Era un medico e salvava i bambini malati. Così si è ammalato anche lui. Un giorno, quando sarò grande, anch'io farò il medico, disse con fervore Kimmy. In memoria di papà. Certo, certo. La madre le accarezzò i capelli castano scuro e sorrise. Certo che lo farai. Ecco cosa ne venne fuori. Quell'ingenua convinzione infantile. A quanto pare, lei stessa, con le sue mani, per così dire, aveva indebitato la figlia, la sua futura professione. Papà è un medico. Ma come? Ellen sorrise e si limitò a scuotere la testa, ricordando il suo sfortunato amore. Ma chi era veramente il padre di Kimmy? Non l'aveva mai detto a nessuno. Né alle sue due amiche intime, né alla sua vicina di scale, con la quale era diventata molto amica nel corso degli anni, né a nessun altro. Solo a sua figlia. Ellen non era affatto interessata alla sorte di suo padre. Forse aveva già bevuto fino alla morte nel suo villaggio. Non c'era assolutamente motivo di andare a controllare. Ma per sua figlia, Ellen era rassicurata. Dopotutto, sapeva che Kimmy era ben protetta. O forse non voleva sentire inavvertitamente qualche storia orribile? Del tipo che si legge sui tabloid. 20 anni dopo, Kimmy scoprì di essere nata da uno stupro. O qualcosa del genere. Comunque, stava bene così com'era. Lei e sua madre avevano una bella vita insieme. Non avevano bisogno di un padre. Inoltre, ogni tanto le veniva in mente un pensiero vagante, forse suo padre era davvero un medico. Da dove le veniva questa voglia di praticare la medicina? Ma Kimmy non approfondì ulteriormente la questione. Aveva 19 anni, la vita era bella e non poteva essere triste a lungo. Se non fosse riuscita a entrare in medicina la prima volta, ci sarebbe riuscita più tardi. Kimmy si guadagnò presto una certa reputazione in reparto. E quando l'infermiera chirurgica fissa del reparto andò in maternità, la caposala mandò lì non una persona qualsiasi, ma Kimmy. Ciò provocò un certo risentimento nell'equipe. Cosa c'è di sbagliato? Ilona, una delle veterane del reparto, era indignata. Voglio dire, ho lavorato qui tutto il giorno solo per entrare in sala operatoria. E poi è arrivato il linguaggio scurrile. Sono appena arrivata qui e ora sono sul lastrico. Emma è completamente impazzita, ragazze. Ma di fronte a Emma stessa, cioè alla signora Emma, la caposala del reparto, nessuno osò dire nulla. Aveva un carattere severo e prendeva le misure più dure contro i suoi critici. Tutti ricordavano perfettamente come era finita Ronda, una ragazza loquace e amichevole. Quando aveva provato a contraddire Emilie, era stata licenziata molto rapidamente. Emma conosceva bene il signor Eugene. E le ragazze stavano indovinando in retroscena di questa stretta collaborazione. Anche se ormai questo rapporto tra la più anziana e la principale apparteneva già al passato. Tuttavia, sono riusciti a mantenere rapporti amichevoli e spesso insieme bevono tè o qualcosa di più forte, discutendo di alcuni affari e problemi propri, sconosciuti ai comuni mortali, ed Emma è il nuovo arrivato, che è stato nominato nell'unità operativa non è per i begli occhi, particolarmente cerimonioso. Quindi, ecco l'accordo. In tono gelido, disse a Kimmy. Non pensare, tesoro,
che sei speciale e che per questo sei così fortunata. Sei una ragazza laboriosa e attenta, e per di più ordinata. Lo apprezzo molto. Per questo ti metto in prova. Hai sentito? Il periodo di prova sarà di 3 mesi. In questo periodo, o farai del tuo meglio, o sarai fuori dalla sala operatoria e dalla clinica. Me ne occuperò io stesso. È chiaro? Sì. Educatamente, ma con fermezza e decisione, guardando dritto negli occhi la signora Emelia, chi mi rispose? Quando inizio? Dal prossimo turno. Anche Emma sorrise agli angoli delle labbra. Era rimasta colpita da questo tono pacato e affaristico. Nessuna ingrazia, nessun timore. Questo è il tipo di lavoratore che serve in sala operatoria. Altrimenti, guarda, tutti i problemi con loro. Svengono alla vista degli assorbenti insanguinati, di cui a volte è ricoperta l'intera sala operatoria. O li lavano male, o si dimenticano di trattarli correttamente. E una di loro ha persino indossato una vestaglia sintetica, così corta da coprire a malapena i pantaloni. Avrebbe sedotto il signor Eugene con il suo fascino in quel modo. Oh, Emma, rimproverò quello sciocco! Idiota! Emma la rimproverò per un orecchio mentre la conduceva fuori dalla sala operatoria. Non stai solo mostrando il tuo sedere nudo ai chirurghi, hai anche un camice sintetico sulla schiena. Hai letto almeno una volta il regolamento fino alla fine? Sì. La ragazza, che si spalma il mascara sulle guance. E cosa dice in proposito? Emma continuò a insistere. Di rispettare l'uniforme. Il perdente, che ha ricevuto un bel ceffone in faccia, ha ruggito. Avete letto il resto? Emma le sbatté in faccia un foglio stracciato. Leggete ad alta voce da qui. L'abbigliamento deve essere esclusivamente di cartapesta. Balbettando per l'orrore, la ragazza lesse. Vedi, devi ancora leggere fino alla fine. Ora fai subito i bagagli e non tornare più qui. Fuori di qui! Gridò Emma con tutta la forza possibile, vedendo che la ragazza non lo capiva. Vattene dal mio reparto, prostituta! E l'infermiera, singhiozzando, scappò via. Oh, quanto è difficile trovare del buon personale per la sala operatoria. Una è andata in maternità e l'altra è andata in pensione il secondo anno. E dove vuoi trovare buone infermiere? Hanno un sacco di cose a cui pensare. Emma sperava sinceramente che questo nuovo personale, agile e pulito, avrebbe soddisfatto le sue aspettative. Ebbene, quelle aspettative sono state soddisfatte. Kimmy non è stata solo brava, eccellente, non ho mai dovuto rimproverarle nulla. Ha svolto il suo lavoro in modo eccellente e in altre occasioni ha corretto gli errori, di sua iniziativa e senza alcuna colpa. Per esempio, una volta un'infermiera ha dimenticato gli strumenti nella soluzione dopo un'operazione. Era distratta da qualcosa e si è allontanata dalla sala operatoria. Gli strumenti sono rimasti in giro per la sala operatoria. Per fortuna Kimmy ci guardò dentro per qualche motivo. Tirò fuori il sapone, lo sterilizzò e lo asciugò da sola. E solo quando ha finito il lavoro è andata in farmacia. Si siede lì e si mette a sedere. Sta leggendo un libro. Cosa stai leggendo, cara? Le chiese Emma quando entrò per prendere una tazza di tè. Senza aspettare la risposta, girò la copertina con la mano, aspettandosi di vedere un romanzo poliziesco da 4 soldi. Fondamenti di genetica medica generale. Emma lesse la scritta e sollevò le sopracciglia per la sorpresa. A cosa serve? Vado a studiare medicina, disse Kimmy con calma. Oh, wow! Disse Emma. Non ha detto altro. Beh, questo è il suo più grande elogio. Le ragazze risero mentre la porta si chiudeva alle spalle degli anziani. È il più grande elogio che tu possa mai ricevere da lei. Emma non si era sbagliata sulla nuova ragazza e ora era soddisfatta della sua scelta. Quando le enormi scatole di nuova strumentazione arrivarono alla clinica, lei sollevò Kimmy, naturalmente, per 2 giorni del suo lavoro di base. Vieni qui. Domani e dopodomani preparerai i nuovi strumenti per il lavoro. Leggete attentamente le istruzioni, in modo che dopodomani tutto sia lucido e non ci sia traccia di grasso. Certo, signora Emma. Con calma e fermezza, come sempre, rispose Kimmy. Vai avanti, allora. Emma sorrise leggermente e fece un cenno di approvazione. Mettetevi al lavoro. In quei 2 giorni si dovettero gestire 12 grandi scatole di strumenti chirurgici.
Non era un lavoro facile, liberare ciascuno di essi dall'imballaggio originale, classificarli con cura. Cercare con attenzione eventuali difetti di fabbrica, controllare la completezza delle istruzioni, leggere le regole per lo smontaggio e l'assemblaggio, quindi passare direttamente alla pulizia, pulendo il grasso di fabbrica con uno straccio. Smontare le parti e strofinarle separatamente. Quindi mettere nella soluzione speciale. E strofinare di nuovo. E così via per due o tre volte. Fino alla completa rimozione del grasso di fabbrica. Poi far bollire di nuovo. Asciugare di nuovo. E solo allora sterilizzare. In breve, è un sacco di lavoro. Kimmy si adattò rapidamente. Riproduceva un programma radiofonico su un registratore portatile. La mamma era appassionata e l'aveva abituata. Avevano molte cassette di spettacoli diversi. Kimmy amava ascoltarle durante qualsiasi lavoro monotono, ed era così presa dallo smontare e pulire bisturi, forbici chirurgiche, seghe e tagliafili nuovi di zecca che non si accorse quando la porta si aprì. Un uomo alto, con un berretto da chirurgo e un uniforme blu, entrò nell'ufficio. Neanche lui sembrò notarla, seduto alla scrivania accanto alla grande finestra. «Sì, sì», parlò nel ricevitore con una sorta di tono distaccato e mesto. «Sì, certo, capisco. Sono appena tornato dalla sala operatoria. Ci sarò, naturalmente. Sto arrivando». Kimmy spense in fretta il registratore, ma il chirurgo non guardò ancora nella sua direzione. Finito di parlare, infilò il telefono in tasca e appoggiò le braccia al muro, espirando con forza. Poi sbatté il pugno contro la superficie liscia e minuscola con tutta la sua forza. Kimmy emise un urlo e balzò in piedi dalla sedia. Il bisturi che stava pulendo con il brandy finì sul pavimento. L'uomo si girò lentamente al suono e incontrò i suoi occhi. Grigio scuro, accigliato. Esprimevano preoccupazione e dolore. Più dolore di quanto Kimmy avesse mai visto in tutta la sua vita. «Qual è il tuo problema?» disse a bassa voce, senza volerlo. Naturalmente, aveva già riconosciuto il capo del dipartimento in quell'uomo infinitamente stanco e sconvolto. «Niente. Mi dispiace per l'inconveniente», rispose bruscamente, e poi alzò la testa con orgoglio. «È solo un'operazione approssimativa. Non c'è problema. Andate avanti». E uscì, chiudendosi accuratamente la porta alle spalle. Il suo cellulare squillò 7 volte durante l'operazione. Naturalmente lo spense, lo lasciò acceso solo la sera e prima dell'operazione mise il pesante aggeggio in un angolo lontano, in modo che niente e nessuno lo distraesse dal suo lavoro. Ma oggi, come con il cuore, ho sentito qualcosa di sbagliato. L'inquietudine viveva e premeva. E quando il cassetto del dissuasore nella stanza accanto vibrava, Eugene sentiva quel suono lontano attraverso tutti i divisori e le barriere. Sembrava che continuasse all'infinito. Tagliò e pulì. Ma quel maledetto telefono vibrava e vibrava. Cosa mai era successo lì? Pensò Eugene. Con loro, ovviamente, intendeva sua moglie e l'infermiera che aveva assunto l'altro giorno per Jenny. Le cose si erano messe male. Lei era confusa sulla realtà, non rispondeva più alle domande in modo coerente, parlava a sproposito, e lo aveva completamente infastidito scambiando improvvisamente suo marito per suo figlio. Nel suo mondo di fantasia, dopo essere cresciuto e aver frequentato la facoltà di medicina. «Danny, sei tu, tesoro!» «Oh, la mamma è così contenta che tu sia finalmente tornato!» «Dai, mangia bene!» «So che non c'è tempo per mangiare in ospedale!» «Papà ha lavorato così per tutta la vita, e anche tu adesso!» «Sto impazzendo con te, sinceramente!» Camminava allegramente accanto a Eugene, cercando di togliergli la giacca e baciandolo sulla fronte. «Jennifer, smettila!» chiese Eugene stancamente. «Sono io, Eugene!» «No, Benny non è qui!» «Tesoro, come sei cresciuto!» continuò Jennifer, senza prestare attenzione a quelle parole. «La mamma non riesce più a raggiungerti, tesoro!» «Dai, piegati!» «Lascia che ti abbracci!» «Oh, mio Dio!» Eugene non ce la faceva più. «Vattene!» scansò la moglie. E andò nel suo ufficio, sbattendo la porta. «Benny! Perché stai facendo questo alla mamma?» Jennifer ululò immediatamente, prendendo posto sotto la porta. «La mamma ti vuole tanto bene! Sei tutto ciò che la mamma ha! Apri, tesoro, apri alla mamma!»
Eugene, separato da questi lamenti da un sottile tramezzo, si coprì le orecchie con le mani e si appoggiò stancamente alla sedia. Ma questo non servì. Eugene! Sempre più forte, sempre più forte, pregò il figlio di farla entrare immediatamente. Poi cominciò a battere alla porta. Eugene si alzò dalla sedia e volle uscire, come al solito, per trascinare la moglie con la forza nella stanza sul retro. Ma poi squillò il telefono sul tavolo. Eugene guardò il numero. Fece un respiro profondo, contò fino a tre e rispose al telefono. Signor Eric, salve. Oh, Eugene, salve, caro. Il baritono di mio suocero sembrò uscire dal filo del telefono e risuonare in tutto l'ufficio. Come sta? Come sta Jennifer? Io e la mamma verremo a trovarti nel fine settimana. Non sarai in servizio, vero? Come sta Jennifer? Deve andare in manicomio. Eugene non ce la fece più e, lasciando il ricevitore in direzione della porta, urlò. Senti, ma ora capisci finalmente quello che sto cercando di dirti da tempo? Quasi gridò nel tubo al suocero. Non ce la faccio più! Ha bisogno di un aiuto qualificato in un istituto specializzato. È così difficile da capire? Sì, sì, venga sabato a vedere di persona. Meglio ancora, ospitatela per una settimana o restate qui, a voi la scelta. Vedremo che cosa avrà da dire allora. Caro signor Eric! Va bene, Eugene, calmati immediatamente. Chiese l'uomo all'altro capo del telefono. Sai benissimo che Jennifer non andrà in nessuna clinica. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una macchia sulla reputazione della famiglia. No, ho detto di no. Oh, l'hai detto. Beh, può venire a trovarla sabato o venerdì. Come preferisce. Gridò Eugene con rabbia. Ma non pensare di trovarmi qui. Non metterò mai più piede in questo manicomio. Non osare. Il suocero parlò in tono minaccioso. Spero che tu non abbia dimenticato il nostro legame, vero? Sarai fuori di qui in un batter d'occhio. Vaffanculo! Eugene sbatté con forza il telefono contro il muro. La custodia di plastica si ruppe. Cadde un microfono, dal quale si sentiva una minacciosa predica. Quando lui strappò violentemente il cavo dalla presa e fece tintinnare il telefono stesso, Jennifer rimase in silenzio fuori dalla porta, spaventata dal rumore. Il marito si accasciò pesantemente sul tappeto del suo ufficio, si accovacciò e si coprì la testa con le mani, ululando come un cane affamato e abbandonato. Dopo aver trascorso quella notte orribile, al mattino Eugene si preparò, si fece la barba, si nutrì, guardò Jennifer, la chiuse in camera e lasciò l'appartamento. Ma non andò al lavoro come al solito, si recò in un'agenzia di reclutamento domestico. Abbiamo capito le sue esigenze, gli disse la cordiale donna di mezza età con un cenno del capo, ascoltandolo confusamente. E una spiegazione per questo tipo di lavoratore è difficile da trovare, ma possibile. Ecco il prezzo. Verranno a turni, 24 ore su 24, pagamento tramite cassa. Tutto legale e trasparente. Vi consiglio di non dare loro nulla. Credetemi, questo corrompe i dipendenti molto rapidamente. Così, dopo un paio di giorni, Eugene era finalmente libero. Nonostante le inibizioni dei genitori della moglie, che non volevano assolutamente che la sua condizione diventasse nota al grande pubblico, portò in casa un estraneo, come disse la suocera, chiamandolo al lavoro. Hai rovinato la reputazione del signor Eric, disse lei. Ci pensi? Eugene, hai rovinato tutti noi. Altrimenti Jennifer si rovinerà da sola, mormorò lui al telefono. Apri il gas quando non sono in casa. O saltare dalla finestra o qualcosa del genere. Le viene in mente qualsiasi cosa. È una diagnosi. Sai, una diagnosi, punto e basta. E non sono stato assunto per fare da babysitter a una pazza, mi dispiace. Sono un chirurgo e ho del lavoro da fare. Faccio interventi. Salvo vite. Mi dispiace. E mise giù il telefono. Poi andò a calmarsi con Lana e poi ancora con SYBY. Era finalmente sollevato e i suoi problemi familiari erano stati messi in secondo piano per un po', rimaneva solo la clinica. Solo il lavoro. Da allora avevano vissuto più o meno pacificamente per circa 4 o 5 mesi. Eugene non contava molto. Gli assistenti silenziosi andavano e venivano. Si assicuravano che Jennifer prendesse le pillole in tempo, le davano da mangiare, le cambiavano i vestiti in tempo, e finalmente cominciava ad avere l'aspetto di una persona normale.
C'erano giorni in cui improvvisamente vedeva in lei qualcosa che era stato dimenticato da tempo, ma poi la follia tornava a insinuarsi e tutto tornava come prima. È incurabile, vedi, Alex, incurabile. Si lamentava con l'amico, seduto nel suo appartamento da scapolo. Alex si era sposato 3 volte, e tutte e 3 le volte molto felicemente e altrettanto felicemente e facilmente si era separato da tutte le sue mogli, nonostante i figli piccoli e altre circostanze. Non capisco la tua angoscia, amico. Soffiando anelli di fumo, Alex rispose. Ma quante volte ti ho detto che non stai con lei? Eugene si limitò a sospirare, continuando a essere raggiante e a scansare la battuta. Nemmeno lui avrebbe saputo dirgli che tipo di mistero lo legava alla famiglia di sua moglie con un cappio morto. E così, proprio il giorno in cui aveva un appuntamento al mattino, un'operazione lunga e molto complicata, mamma e papà vennero a trovare la loro bambina per vedere se veniva curata bene. Quando Jennifer vide i suoi genitori, fu felice di vederli. «Mamma, papà, siete venuti a portarmi via da qui?» «Sì, andiamo al circo!» «Papà me l'ha promesso da tempo!» Questa mattina aveva le sembianze di una bambina. «Jennifer, tesoro mio!» disse la madre con compassione e si avvicinò per abbracciare la figlia. «Mamma, dov'è il mio orsacchiotto?» Jennifer piagnucolò. «Avevi promesso di portarmi degli orsacchiotti. Sono stata una brava bambina. Questo è quello che ti dirà la tua maestra. Vero, signora Holly?» «L'ha fatto!» L'infermiera sorrise. «Jennifer è una ragazza molto brava.» «Dio!» disse il signor Eric, un uomo alto, bello e ancora molto attraente. «Beh, andiamo, papà», continuò a dire Jennifer con voce sottile. «Ho appena indossato un bel vestito e verremo con te al circo.» «Beh, oggi il circo non c'è, Jennifer.» Suo padre se ne rammaricò. «Ci andremo un'altra volta. Ora hai bisogno di dormire un po', ma io non voglio dormire.» Jennifer si è risentita. «Voglio andare al circo a vedere i clown e i cani ammaestrati.» «L'hai promesso, papà?» «Mamma, dimmi, l'hai almeno chiamato?» Lei, intenta ad arrampicarsi tra le braccia della madre, si staccò dal suo formidabile figlio della grande età con un'espressione stridula sul volto. «Jenny!» «Papà ha ragione. Il circo è chiuso oggi. Ci andrai il prossimo fine settimana. Ora devi fare la brava bambina. Vai a letto e dormi un po', noi ce ne andiamo. Dobbiamo andare a lavorare. Va bene?» «No!» ha urlato Jennifer. «No, no, te ne vai sempre e non vuoi mai portarmi al circo. Mi lamenterò con Eugene. Verrà a punirti.» Come al solito, saltò facilmente da un ricordo all'altro. «È un chirurgo. Ha molti, molti coltelli affilati. Taglierà le vostre lingue bugiarde con i suoi coltelli.» Gridava in modo incontrollato, calpestando i genitori con gli occhi spalancati e il viso rosso di rabbia. L'infermiera cercò di calmarla, cercando frettolosamente una siringa di medicina, ma Jennifer la precedette. Afferrò dal comodino accanto al letto il coltellino con cui l'infermiera aveva nascosto le fiale e le confezioni e si avventò sul padre, intenzionata a ficcargli l'attrezzo in gola. «Eric, attento!» urlò la moglie e cercò di allontanare la figlia rabbiosa con uno sgabello. Ma questo non fece che peggiorare le cose. La rabbia dà solo più forza agli schizofrenici. Scartando facilmente la madre e lo sgabello, Jennifer balzò come una lince, rovesciò il padre a terra e gli conficcò l'arma lucente alla base del collo. Il sangue schizzò fuori. Le donne urlarono. Jennifer, vedendo il liquido rosso che sgorgava dalla gola del padre, lasciò cadere il coltello e strisciò impotente di lato, cercando di nascondersi sotto il letto e mormorando. «Jennifer è una brava ragazza. Jennifer non voleva farlo. No, non l'ha fatto.» L'ambulanza arrivò rapidamente e il signor Eric, che aveva perso molto sangue, fu portato via in barella. Fortunatamente la mattina non c'erano molte persone fuori dall'ingresso, ma quelle che si incontravano erano abbastanza. La sera tutta la casa era al corrente dell'accaduto. Il giorno dopo l'intero quartiere, e una settimana dopo l'intera città, discutevano di ciò che avevano cercato di tenere segreto per tanto tempo. L'unica figlia del direttore della fabbrica comunale, e negli ultimi anni anche membro della Duma regionale, un uomo e un personaggio pubblico molto noto in città, che in questa stagione si candida a governatore della regione, si è rivelata schizofrenica e incurabile, malata e pericolosa per la società. Perché non l'hanno ancora ricoverata in una clinica? I cittadini si sono meravigliati.
Ovviamente, non volevano rendere pubblico il tutto. Questo è il tipo di informazioni di cui Eric non ha bisogno prima delle elezioni. Non avrà tempo per le elezioni adesso. Sì, dicono che non è fatale. Se l'è cavata con poco, ma ha perso molto sangue. Se l'è cavata, ma solo fisicamente. La sua mente era in disordine e i suoi affari erano in disordine. C'è stata una riunione urgente nella sede della campagna elettorale, per cercare di nascondere lo scandalo. Il primo candidato alla poltrona di governatore aveva nascosto per anni la figlia all'opinione pubblica, non prestandole cure adeguate e tenendola in un normale appartamento. E se avesse aggredito i vicini? Da quanti anni è così? Come fa il marito, un noto chirurgo della città, a sopportarlo? E come si comporta il deputato stesso? Forse anche lui è incline a questo tipo di comportamento. Chi lo sa? In breve, gli ingegnosi collaboratori del giornale hanno cercato ovunque informazioni rilevanti. E il programma di campagna del signor Eric sembrava fallire. La stampa e i notiziari televisivi non facevano che annunciare la notizia sensazionale, aggiungendo sempre più dettagli, veri e falsi, inventati di sana pianta. Il signor Eric, mentre era in clinica, si limitava a sputare e a scagliare sul piccolo schermo tutto quello che poteva. I suoi collaboratori si sono agitati e lo hanno invitato a calmarsi, dicendo che le elezioni sono ancora lontane. Presto tutto si calmerà. Penseremo a qualcosa. Allora penserai a qualcosa prima di allora. Il signor Eric era arrabbiato. È per questo che vi pago. Eugene, nel frattempo, si sentiva ambivalente. Da un lato, appena saputo dell'incidente dall'infermiera, la richiamò dopo l'operazione. Era come se si fosse tolto dalle spalle il peso di anni di fardelli pesanti. Si era reso conto che non c'era modo di nascondere l'accaduto e che avrebbe dovuto ricoverare la demente in un istituto. D'altra parte c'erano ancora circostanze che gli rendevano impossibile interrompere completamente i rapporti con la famiglia. Il giorno in cui Jennifer aveva quasi ucciso il padre, Eugene si era appena ubriacato nel suo ufficio. Non c'era bisogno di tornare a casa. Jenny era già stata portata in manicomio. E Alex era di turno, così aveva orgogliosamente finito da solo una bottiglia di buon cognac costoso. E poi c'era lo champagne, trovato nella vasta scorta. I pazienti si trascinavano dietro un flusso infinito di liquori e, anche con i continui rifornimenti al bar del lavoro, Eugene avrebbe avuto abbastanza carburante per 2 anni, senza doverne comprare altro. Il mondo si riscaldò intorno a lui. Era sollevato di partire per un'avventura. Ma la fortuna volle che la signorina Lana fosse già partita per casa e che Sibi, invece, non fosse ancora arrivata per il suo turno. Dopo aver riflettuto un po', Eugene si recò alla postazione delle infermiere, con l'intenzione di trovarvi Emilie e, in memoria dei vecchi tempi, di divertirsi un po' con lei. E se lei non fosse stata dell'umore giusto, almeno avrebbe potuto parlarle. E in effetti trovò Emma, ma non da sola, bensì in compagnia di una giovane ragazza dagli occhi scuri. Aveva già visto quel viso da bambola, quasi di porcellana, da qualche parte. Buonasera, signor Eugene. Buonasera, Eugene annuì bonariamente. Cosa fate di sopra? Siamo in servizio notturno con chimie. Emma spiegò pazientemente al capo, vedendo le sue condizioni. Ora, signor Eugene, è meglio che si sdrai. Chi mi porterà qui la branda e le lenzuola pulite? Si sbrighi! Questo è l'ordine di Emma. Il signor Eugene è molto stanco. Ha bisogno di una buona notte di sonno dopo l'intervento. Certo che ne ha bisogno. Kimmy rispose a bassa voce e andò in corridoio a fare una commissione. Hai già sentito? Eugene chiese a Emma. Sì. Lei scosse la testa tristemente. Scosse la testa con tristezza, mi dispiace tanto. Scosse la testa con disappunto, mi dispiace tanto. Perché non andiamo a casa mia a prendere un tè stasera? Guardò la figura ancora robusta di Emma con occhi torbidi, poi fece un leggero gesto verso il suo ufficio. Eugene, che assurdità! Emma fece una faccia severa. Sono sposata da molto tempo. L'hai dimenticato? E allora? Il suo interlocutore iniziò, ma lei non lo lasciò parlare. No, è finita, Eugene. Dovresti riposare un po'. Kimmy ti porterà della biancheria e io ti preparerò il letto. Eugene accettò e tornò nel suo ufficio. Doveva essersi appisolato lì. Non aspettò che gli venisse preparato il letto, rimanendo vestito sul divano di pelle. Si svegliò quando era già giorno e tornò alla sua postazione per prendere dell'acqua. Non sentivo più il sonno.
E il suo cuore si sentiva così tranquillo, così buono, come non lo era stato per molto tempo. Sì, vide che c'era solo una ragazza seduta al bancone, quella che era stata mandata a fare il bucato. Lasciando cadere la testa scura sul sedile di servizio, come le scolarette in classe. Ha lasciato la ragazza seduta qui da sola. Pensò con improvvisa partecipazione e si guardò intorno a quella ragazza, quasi ancora bambina. I suoi lineamenti si erano addolciti durante il sonno e il suo viso paffuto, con gli occhi chiusi da soffici ciglia scure, gli ricordava tanto la sua Jennifer quando si erano sposati per la prima volta. Si era svegliato all'alba nello stesso modo, per l'abitudine di svegliarsi presto, sviluppata in anni di pratica medica, per guardarla dormire con la sua piccola testa scura girata da un lato. Avvicinandosi, Eugene coprì delicatamente la ragazza con il plaid che si trovava sempre lì in infermeria. Era in questo momento che i pazienti passavano più spesso dall'altra parte dell'universo. I pazienti senza speranza avevano un travaglio improvviso. Le condizioni dei pazienti borderline peggioravano bruscamente o erano in via di guarigione. Proprio in un'ora simile, molti anni fa, Eugene commise un atto che da allora pesa sulla sua coscienza. Improvvisamente fu svegliato da un sonno profondo. Lui, allora giovane residente, aveva ricevuto una telefonata dal suocero. «Eugene, devi aiutarmi subito!» «Cosa c'è che non va?» mormorò il ragazzo, aprendo a fatica gli occhi pesanti. «Una conversazione fuori dal telefono. Arriviamo subito, ci incontriamo sul retro!» Il ricevitore emise un breve segnale acustico. Perplesso. Arrabbiato, non ha dormito molto. Eugene si mise la giacca, uscì nel cortile, dove potevano entrare solo le auto del personale, e fumò una sigaretta. Aspettava l'arrivo del suo potente parente. Si fermò fuori dalla recinzione e salutò dalla finestra. Guardando dentro, Eugene fischiò. Sul sedile posteriore giaceva un uomo in un abito costoso con evidenti segni di arma da fuoco. Sulla camicia bianca c'era un buco grande come una moneta da 2 centesimi e molto sangue. Temo che non ci sia più nulla da fare per lui. Dobbiamo dichiarare il decesso. Eugene scosse la testa. L'uomo seduto accanto al suocero sul sedile anteriore guardò intensamente e strinse le labbra. Il suocero disse, sorridendo nervosamente. No, no, Zen, non c'è bisogno di chiamare nessuno. Ci aspettiamo un aiuto diverso da voi. Avete sempre dei corpi non identificati nell'obitorio dell'ospedale. È così che si trovano tutti i senza tetto e quel genere di persone. Questo lo so. Eugene rimase in silenzio, guardando il suocero. Stava cominciando a capire esattamente cosa voleva ottenere. Siamo una famiglia, Eugene, disse il suocero all'uomo, alzando la voce in modo un po' pomposo. Annuì leggermente al delinquente apparentemente seduto accanto a lui. Ho un disperato bisogno di aiuto. Molto. Capisce? Sì, annuì Eugene. È una buona cosa. Mio suocero si rallegrò. Fateci entrare. Avete l'accesso, vero? E indicò la direzione dell'obitorio dell'ospedale. Comunque, la mattinata era appena iniziata. Stavano commemorando un uomo a cui avevano sparato, già trovato non identificato e preparato per un forno crematorio comunale il giorno dopo. Lo spogliarono, gli legarono una targhetta sulla gamba, lo coprirono con un lenzuolo e lo fecero scivolare di nuovo nella cella frigorifera. Il vecchio guardiano, che a quell'ora era l'unico nella stanza, uscì. Ma quando vide il medico che conosceva, si limitò a salutare. Un altro. Sì, oggi muoiono uno dopo l'altro, rispose Eugene. Saranno processati domattina. È così. Lo portarono su una barella e lo scambiarono. Hanno rimesso il barbone in macchina. Dio solo sa cosa ne hanno fatto dopo. Nessuno, a parte la guardia, ha visto o saputo nulla. E se ne dimenticò sicuramente 2 ore dopo. Circa 2 anni dopo, anche lui era morto. Non c'erano più testimoni. Eugene non scoprì mai chi fosse quell'uomo o cosa avesse in comune suo suocero con il gangster. Non voleva sapere nulla di quell'episodio. Lui e il suocero non si parlarono mai più. Solo una volta il suocero aveva cercato di ricordare un episodio di tanto tempo prima, quando aveva minacciato la moglie nel tentativo di liberarsi di Jennifer. E questo solo per gioco. Entrambi sapevano di essere legati per sempre da questa forte corda e che non c'era via d'uscita per nessuno dei due. Erano coperti dal plaid. La ragazza borbottò qualcosa di sonnolento e improvvisamente aprì gli occhi, che si riempirono immediatamente di orrore. «Oh, signore Eugene, mi dispiace».
saltò in piedi e si agitò in preda al panico, aspettandosi l'ira del supervisore per aver dormito in servizio. «Va tutto bene, Jennifer», disse affettuosamente. «Va tutto bene, tutti dormono, è tutto tranquillo. Anch'io stavo dormendo e sono entrata solo per prendere dell'acqua». «Beh, certo, certo che è un imbarazzo». «Certo, Kimmy». «Non sono ancora sveglia. Prendiamo un caffè per svegliarci». «Mentre tutti dormono ancora». «Sai, è una bella sensazione». Senza aspettare il consenso, afferrò la ragazza stordita per un braccio e la trascinò dietro di sé. In ufficio, accese la macchina del caffè ed esaminò la sua preda con mente più lucida. Assomigliava davvero molto a una giovane Jennifer, proprio come la signorina Lana. Solo che quella è una signora di 30 anni e questa è quasi una bambina. «Quanti anni hai?» le chiese improvvisamente Eugene. E subito sorrise. «Mi perdoni, ma alla sua tenera età questa domanda non è affatto inappropriata. Voglio sapere se il nostro ufficio risorse umane è in regola con le leggi sul lavoro». Kimmy apprezzò la battuta e ricambiò il sorriso come se il sole splendesse. 19. Anche il calendario segnava 19 anni quando l'aveva vista per la prima volta. La mente di Eugene correva. «Ecco a voi, per favore». E porse alla ragazza un bicchiere di bevanda calda. «Stia attenta a non scottarsi». «Grazie». Lei lo guardò con gratitudine. «Sai, non sei affatto come dicono», si fece più audace. «Sì?» chiese lui con un sorriso, tenendo gli occhi puntati su di lei. «E cosa dicono di me?» «Un sacco di cose». Lei abbassò gli occhi, socchiudendo gli occhi, e poi li alzò con uno sguardo che a Eugene spezzò il cuore. Assomigliava così tanto a Jennifer. Si racconta che un giorno un residente fu cacciato dalla casa per essersi comportato male con lei, e lei lo fissò intensamente negli occhi. «Questo è quanto». Lui era d'accordo, annuendo. «Picchiare una donna è terribile. Tutto può esserlo, ma colpire. Picchiare una donna è semplicemente orribile», disse, e poi si sentì arrossire mentre ricordava di aver scaraventato in giro quella povera, malata, innocente Jennifer, stringendo i denti per la frustrazione e il dolore. «Qual è il tuo problema?» chiese Kimmy, spaventata, posando la tazza di caffè sul tavolo. «Mi venne un piccolo crampo alla testa». Si appoggiò al divano, voltandosi verso la finestra. «Lascia che ti faccia un massaggio». Lei si avvicinò a lui e, senza aspettare il permesso, iniziò a massaggiargli le tempie. Eugene chiuse gli occhi e rimase per un minuto rilassato, godendosi quei movimenti dolci e sicuri. «Che mani forti che aveva!» pensò. «E quanto erano calde!» Senza staccare gli occhi, prese quelle mani con le sue e tirò la ragazza a sé. La signorina Lana e Sibi erano ormai dimenticate. Eugene si tuffò nella sua nuova passione. Kimmy gli ricordava in tutto e per tutto la giovane Jennifer. Era come se stesse accadendo di nuovo. La stessa lei, solo più rilassata e divertente, e naturalmente sana. A volte quasi dimenticava che davanti a lui non c'era Jennifer, ma un'altra ragazza. Ma da quella prima volta non confondeva più i nomi, perché chiamava la sua nuova ragazza gattina, come un tempo aveva chiamato sua moglie. Kimmy, invece, si innamorò perdutamente del suo capo. Le chiacchiere sul fatto che lui cambiasse ragazza molto rapidamente non le fecero alcun effetto. Ne aveva sentite abbastanza durante la sua permanenza nel reparto, ma ora non le sembravano rilevanti. Ogni ragazza innamorata crede di essere speciale e che solo lei sia destinata a dare al suo amante una tale tenerezza, un tale affetto femminile, che lui resterà con lei per sempre. Questo era ciò che Kimmy pensava, o non lo pensava nemmeno. Lo sentiva con tutto il suo cuore innamorato, con tutta la sua anima. Era sicura al 200% che il loro amore fosse reale, che Eugene la amasse quanto lei amava lui. E non c'erano ostacoli al loro amore. E come poteva essere difficile? La moglie è stata in manicomio per anni. Presto lui divorzierà e si sposeranno. La sua reputazione di donnaiolo? Beh, è perché era infelice. E ora con lei ha sperimentato la vera felicità. E non ha bisogno di nessun'altra nella sua vita. Lo ha detto lui stesso. Eugene, infatti, le ha detto un sacco di cose, che lei era la migliore, la più bella, la più gentile. Che avrebbe spostato montagne e costruito palazzi per lei. Che avrebbe presto divorziato da lei, che si sarebbero sposati e avrebbero vissuto felici e contenti, praticamente per sempre. La cosa buffa è che lo pensava anche lui.
l'aveva persino presentata ad Alex. Cosa che non aveva fatto con nessuna delle sue donne fino ad allora, ad eccezione di Jennifer. Era letteralmente Jennifer! L'amico si meravigliò quando vide la nuova ragazza del suo amico. Naturalmente, disse, non in presenza di Kimmy, ma da solo con Eugene. Dove l'avete trovata? Ci siamo conosciuti in reparto. È arrivata come inserviente, non ha frequentato la facoltà di medicina. Beh, è una bella ragazza. Ma sei serio? Chiese Alex, prendendo una sigaretta dal pacchetto. Eugene non gli rispose, fissando pensieroso in lontananza. Alex non chiese più nulla. Cosa gliene importava? Lui stesso non aveva visto abbastanza donne, no? Non conosceva tutta la storia, ma sapeva che Eugene non si sarebbe liberato di sua moglie così facilmente. Naturalmente, quando il padre di Jennifer lo scoprì, ci fu un enorme scandalo. Aveva occhi e orecchie dappertutto. E il fatto che gli amanti avessero accuratamente nascosto la loro relazione in servizio non lo impedì. Si è persino recato dalla moglie, facendo sentire personalmente la sua voce autoritaria, già abbastanza guarita dall'incidente e chiedendo di rispettare il decoro. Perché trascina quella ragazza dappertutto? Ha perso la vergogna! Con la moglie viva! Non pensa a lei, a se stesso? Almeno pensa alla reputazione della famiglia. Ho un'elezione alle porte. Sono appena riuscito a risolvere uno scandalo. E ora questo. Eugene rimase in silenzio, sapendo di avere poco da dire. In realtà, non aveva intenzione di rinunciare a Kimmy così facilmente e stava addirittura pensando di lasciare la città con lei. Già, questa famiglia non gli avrebbe permesso di divorziare da Jennifer. Avevano l'intera città sotto il loro controllo. Ma non gli avrebbero impedito di andarsene. Non la uccideranno, vero? Non siamo mica in Sicilia. Anche se un brivido sgradevole mi corse lungo la schiena al pensiero di quell'uomo morto con il vestito costoso. Mi chiesi con chi avesse fatto conoscenza il suo caro suocero a suo tempo. Più tardi, col senno di poi, Kimmy si rese conto che era stata lei stessa a rovinare tutto. La relazione tra lei ed Eugene. Il loro amore. Se avesse agito diversamente, ora le cose non sarebbero più le stesse. E la vita sarebbe diversa. Ma ora è così. Ecco cosa è successo. Il suocero di Eugene, un membro del Parlamento molto rispettato, è venuto in clinica, apparentemente in visita ufficiale, per verificare la situazione sanitaria della regione. E per promuoversi prima delle elezioni, si sono recati nel reparto più vantaggioso per questi casi, il reparto di oncologia infantile. Allora tutti i giornali erano pieni di foto del rappresentante eletto dal popolo che abbracciava i bambini malati. Dopo aver parlato con loro e con la direzione dell'ospedale, l'omone si è recato alla sua auto con i vetri oscurati e ha detto qualcosa ai suoi assistenti che lo accompagnavano. 10 minuti dopo, una giovane infermiera fu portata direttamente alla sua auto. Hanno avuto una conversazione molto seria e professionale. Su cosa verteva la conversazione? Le guardie di sicurezza del vice non erano al corrente, e non è loro compito ascoltare, di ciò che i vice parlano con le ragazze nelle loro auto. Ma la ragazza stessa, ovviamente, era Kimmy. È saltata fuori dall'auto pochi minuti dopo, in lacrime. Il viso era rosso come una barbabietola bollita e si precipitò alla clinica. Il vice sceriffo aprì il finestrino anteriore, fece un debole cenno all'addetto. In altri 2 minuti la delegazione è partita. Nel reparto di chirurgia generale, subito dopo questo incidente, si svolse il seguente dialogo tra Kimmy ed Eugene. Non hai idea di come mi ha umiliato? Le cose che ha detto. Kimmy, seduta proprio su quel divano nell'ufficio del suo capo e amante, singhiozzava lacrime amare. Calmati, dimmi chiaramente che cosa è successo. Eugene era perplesso. È la terza volta che te lo dico. Kimmy rispose. Quel deputato, candidato o quello che è? Che è venuto in clinica oggi? Si dà il caso che sia tuo suocero. Il signor Eric è venuto qui? Eugene era stupito. Non lo so, è stato in sala operatoria tutto il giorno. È stato in sala operatoria tutto il giorno. Perché non me l'ha detto? In qualche modo ha scoperto di noi. Mi ha detto di non avvicinarmi a suo cognato. Altrimenti non solo perdi il lavoro, ma perdi anche te stesso. Eugene, cosa gli hai fatto? Gli ho detto che sua figlia Jennifer, tua moglie, è malata. Che razza di moglie è? Perché se la prende con me? Kimmy ha pianto più e più volte.
la reputazione della famiglia. Eugene ridacchiò amaramente. La vita delle persone non è nulla per lui. La vita delle persone non è niente per lui, figuriamoci i desideri e i destini di qualcun altro. Cosa dovremmo fare adesso? Kimmy era inorridita. Io e te ce ne andremo. Eugene disse con fermezza. Ce ne andremo presto. Non arrabbiarti e sii paziente. Va bene? Ok. Asciugandosi le lacrime, Kimmy accettò. Sono solo molto spaventata, Eugene. Sei un gattino molto forte. Lui le mise un braccio intorno e la strinse a sé. La prese in braccio e la strinse a sé. Non devi avere paura. Dopotutto, io sono con te. Sì, sussurrò lei, chiudendo gli occhi dalla felicità. E quella stessa sera, incapace di sopportare una felicità così intensa, la condivise con la sua compagna, che già considerava una cara amica. Dopo aver terminato il lavoro, le ragazze si sedettero a prendere il tè in farmacia, senza nessun altro a parte loro. E la conversazione si spostò sui fidanzati. Chi? Dai, Mary! Disse Kimmy, sorridendo sorniona. Mi sto vedendo con qualcuno, sai? Sì. I suoi occhi lampeggiarono di curiosità. Chi è? Oh, è un segreto! Kimmy era imbarazzata, ma il desiderio di mettersi in mostra con l'amica ebbe il sopravvento e le sussurrò all'orecchio il caro segreto, accettando la sua parola di mantenere il segreto per tutti. Ah ah! Mary rimase stupita, ma riportò subito Kimmy sulla retta via. Ma tu, mia cara, non sai che ha già amato tutto l'ospedale qui e più di una volta. Stiamo diventando seri. Kimmy è arrabbiata. E dimenticando completamente di essere prudente, aggiunge, lasceremo del tutto la città. Lui divorzierà dalla moglie malata e noi ce ne andremo da qui per sempre. Così suo suocero non verrà mai più da noi con la moglie malata. Ancora una volta Maria rimase stupita. Le informazioni sulla malattia erano un tabù nella clinica. Solo poche persone erano a conoscenza della malattia vera e propria, ma erano tutte persone affidabili, che non spifferavano nulla a nessuno. Rendendosi conto di aver detto troppo, Kimmy si morse la lingua e, in qualche modo, riuscì a convincere l'amica a non farlo. Ma era troppo tardi. Un paio di giorni dopo, l'intera clinica discuteva contemporaneamente della nuova storia d'amore del primario di chirurgia generale e di sua moglie. Schizofrenia! E noi che pensavamo fosse una cosa brutta. Povero signore Eugene! Oh, lo consolerei anch'io! La notizia arrivò alla caposala Ludmila, che era una delle iniziate. Volendo avvisare il capo per evitare che si cacciasse inconsapevolmente in altri guai, si recò nel suo ufficio. Signore Eugene, non in servizio, ma come amico, devo dirle una cosa non particolarmente piacevole. Cosa c'è? Il capo distolse lo sguardo dalle carte sulla scrivania. Siediti, siediti, vuoi un caffè? No, grazie, sospirò Emma. Senta, il fatto è questo. Tutta la clinica parla della tua relazione con la nuova ragazza. E questo sarebbe la metà dei problemi, vista la tua reputazione. Sorrise leggermente, ma per qualche motivo tutti si accorsero bruscamente della malattia che avevano trovato. Eugene si accigliò. Cos'altro dice la clinica? Chiese in tono gelido. Emma esitò, ma rispose. Dicono anche che tu e Kimmy lascerete la città? È vero? Dovresti ascoltare meno quello che dice la gente. Eugene si arrabbiò. Chi te l'ha detto? Queste sciocchezze? È meglio chiedere a chi non l'ha fatto. Emma scosse la testa. Se sei serio, come puoi dire queste cose a chiunque? Pensi che parlerei con chiunque dei miei progetti di vita? Chiese Eugene, allargando le narici per la rabbia. Tu? No, certo che no, disse Emma freddamente. No, certo che no, disse Emma, freddamente, ma ti invito a pensare a chi esattamente avrebbe potuto farlo. E a pensare se valga la pena di associare la tua vita a un tale pazzo. Ti capisco. Eugene disse stancamente. Sai, Eugene, non sto cercando di essere cattiva, disse Emma con simpatia. So cosa devi aver passato. Perché hai bisogno di un'altra stupida donna? Va bene, basta così, è troppo. Emma, vai a fare il tuo lavoro. Io mi occuperò della mia vita. Emma sospirò e uscì, chiudendosi accuratamente la porta alle spalle. Eugene, rimasto solo, saltò su dalla scrivania, prese una sigaretta,
accese il cappuccio e cominciò a camminare nell'ufficio e a fare nervosamente avanti e indietro. Eugen! La porta si aprì di nuovo e il bel viso di Kimi apparve nell'apertura. Eugen, tesoro! Entra subito. Eugen sibilò, saltando in piedi e tirando la ragazza per un braccio. Perché mi accogli in questo modo? C'è gente dappertutto. Non vedi? Perché ti comporti così? Kimi si accigliò, strofinandosi il polso. Faceva male, si era fatta dei lividi. Mi dispiace, mormorò Eugen, voltandosi verso la finestra. Cosa c'è che non va, Eugen? Le lacrime le salirono agli occhi. Mi sei mancato. Sono venuta a trovarti. E tu? E io? Si girò. Forse sono io che ho diffuso il pettegolezzo su di noi in tutto l'ospedale. O forse sono io che ho detto a tutti dei nostri piani. Perché non parli adesso? Kimi parlò con voce tremante. Sono stato l'unico a dirlo a Mary, Mary. Eugen Rice amaramente. Beh, allora ha senso. Mary, ovviamente, è la tua migliore amica e la persona a cui sei più legato. E io non sono niente. No, Eugen, no. Perché l'hai fatto? Kimi si è arrabbiata. Non è stato affatto così. Com'era? Com'era? È andato su tutte le furie. Non eri tu quella che singhiozzava in preda al panico l'altro giorno dopo che il mio caro suocero è venuto a trovarmi? Non ti avevo detto di stare attenta? E adesso? Tutti i nostri piani sono crollati, tutti sono al corrente di tutto, anche delle condizioni di mia moglie. Gridò, senza curarsi che qualcuno lo sentisse. Che tipo di donne incontro? Per l'amor di Dio, una è più stupida dell'altra. Hai un po' di cervello? Miserabile gallina! Proprio così! Pollo! È questo che sono per te. Kimi si arrabbiò e corse fuori dall'ufficio, sbattendo la porta. Lui non la chiamò nemmeno. Seduta sul pavimento del bagno con gli occhi rossi e gonfi, la caposala trovò Kimi. Cosa ci fai qui, tesoro? Era spaventata. Stai bene? Sto bene. La ragazza si alzò a fatica, si raddrizzò l'uniforme e con un movimento rapido gettò qualcosa nel cestino. Una giornata da donna. Scivolò e cadde, battendo le caviglie. Ma ora è tutto sparito. Piangeva anche per le giornate da ragazza? Emma le rivolse uno sguardo indagatore. Kimi distolse lo sguardo e non disse nulla. Emma aspettò che uscisse dal bagno e aprì il coperchio dell'urna. In cima c'era un test di gravidanza usato, due strisce rosa acceso. Da 15 giorni Eugen non le rivolgeva più la parola, le passava accanto appena la vedeva in corridoio. Come se non fosse nulla. Kimi era disperata e non sapeva cosa fare. La persona a lei cara e vicina era diventata improvvisamente un'estranea, come se non fosse mai successo nulla tra loro. Com'è possibile? Perché vai in giro così sconvolta? Uno degli specializzandi le si avvicinò. Cosa te ne importa? Disse sgarbatamente. Perché l'hai fatto? Ha fatto finta di essere arrabbiato. Voglio dire, ci tengo molto. Se sei triste, c'è un modo meraviglioso per divertirsi. Che ne dici di uscire stasera? Perché no? All'improvviso, Kimi pensò, e se questo sciocco non volesse accorgersi di me? Dobbiamo farlo ingelosire. Perché no? Lei rispose. Non c'è problema. L'uomo ne fu felice. Allora, dopo il mio turno, verrò a prenderti. Ok, Kimi annuì. Ma si sentiva male allo stomaco. Non le serviva assolutamente quello stupido studente. Oh, Eugen! Cosa mi stai facendo? Come faccio a comunicare con te? Il suo naturale orgoglio le impediva di andare semplicemente a cercare di fare pace. Era anche consapevole che quello che aveva fatto era sbagliato e stupido. Ma doveva fare qualcosa. Dopotutto, lei ed Eugen erano più legati che mai. Lui avrebbe dovuto saperlo. Ma questo era il tipo di notizia che non si dava quando si era in lite con il proprio amante. Lascia che sia geloso di lei, che si dispiaccia che non sia con lui. Che venga lui stesso a chiedere perdono per il suo tono e le sue parole dure per la sua indifferenza. Poi lei potrà raccontargli tutto. Signore Eugen, posso vederla? Emma tornò nell'ufficio del suo capo per prendere un caffè, come faceva spesso.
Entri pure, sospirò Eugene. Come va? Sto bene. Emma guardò il capo con aspettativa, aspettando che dicesse qualcosa. Ma lui rimase in silenzio, osservando la macchina che versava la bevanda aromatica del caffè. Ascoltando Emma, Eugene si girò e lo fissò con curiosità. È vero quello che si dice di Kimmy che va in giro con gli stagisti? Te l'ha detto Lana? Non importa. Eugene gli strinse la mano. Non è passato molto tempo da quando si è rimesso con entrambi i suoi vecchi amanti. Si dice in giro. Sì, Emma ha confermato. Ma non è questo che intendevo. Sono venuto a parlare con lei. Voi? Ignorando la sua ultima frase. Eugene chiese con fare esigente. Non l'ho visto di persona, quindi non ho intenzione di mentire. Lei scosse la testa. Emma. Faresti meglio a parlarle tu stesso, Eugene. Non ho nulla da dirle. Eugene rispose ostinatamente. Calmati, chiese Emma. Ti conosco, anche tu sei preoccupata. Ma sei seria? Forse potrebbe essere qualcosa di bello e reale. Lo pensi davvero? Chiese il chirurgo all'amica, i cui occhi si illuminarono di un barlume di speranza. Sì, annuì seriamente. Sì, lo pensava davvero. Pieno di buone intenzioni, Eugene si incamminò lungo il lungo corridoio del suo reparto, intenzionato a trovare la sua Kimmy. Era ormai passata l'una di notte. Era un'ora tranquilla per avere una conversazione e una riconciliazione in privato. Eugene diede un'occhiata cauta alla stanza dove di solito sonnecchiavano le infermiere, ma non vide Kimmy. Un'Emma piuttosto allegra era seduta alla sua postazione e stava leggendo un romanzo poliziesco mal ridotto. Sorrise quando vide Eugene e gli fece un cenno gentile, infilandosi meglio nel caldo piumone. Lui le diede la stessa risposta e andò avanti, guardando alternativamente tutti i posti in cui Kimmy avrebbe potuto essere, non aveva mai raggiunto il suo obiettivo. Rimaneva solo la stanza degli specializzandi. A volte c'erano delle infermiere, anche se non erano particolarmente gradite. Eugene si avvicinò alla porta, afferrò la maniglia, sembrava chiusa e dall'interno proveniva un suono molto sospetto. Scattò con forza la maniglia e il fragile chiavistello, incapace di resistere alla pressione, cedette. Sotto la sua forte mano la porta si aprì e si trovò di fronte a una scena assolutamente sconvolgente. Sul divano, una dolce coppia, la sua Kimmy e il maledetto stagista, erano seduti in una posa inequivocabile. I loro nomi e cognomi Eugene naturalmente non li ricordava, purché non si facessero vedere in alcun modo. «Eugene!» gridò Kimmy disperata, cercando disperatamente di coprirsi. «Eugene, aspetta, hai sbagliato tutto!» Lui non la ascoltò, stava già correndo, quasi scappando, lungo il corridoio. Ma Kimmy lo seguì, gridando a squarciagola. «Eugene, non andare, non andare!» «Ascoltami, ti prego, ma aspetta!» I pazienti cominciarono a sbirciare fuori dalla stanza. Il personale infermieristico usciva da ogni fessura. Una preoccupata Emma uscì dalla sua postazione. A metà strada, Kimmy riuscì a raggiungere il suo amante e si aggrappò alla sua manica, piangendo. «Eugene, perdonami, stupido! Volevo solo farti ingelosire. Mi dispiace! Vattene!» Eugene la scacciò come una mosca fastidiosa. «No, no!» Kimmy non voleva mollare. «Vuoi che mi inginocchi davanti a te?» «Ti prego, Eugene!» «Non mi ami affatto, vero?» Lei cadde davvero a terra, aggrappandosi ai suoi vestiti, abbracciando le sue ginocchia. Eugene, rosso di vergogna e di rabbia, cercò di liberarsi dal suo abbraccio avvinghiato, ma non funzionò. «Aveva perso la vergogna!» «Eugene!» «Aspetta, ascolta, sono incinta!» «Avremo un bambino, Eugene!» «Cosa?» Con suo grande stupore, si è persino riconciliato e ha smesso di resistere. «Che cosa hai detto?» «Sì, sì, avremo un bambino!» «Sei fuori di testa!» Il capo Rice improvvisamente con ironia maliziosa. «Quale bambino? Pensi davvero che io sia così stupido? Che crederei alle tue storie, soprattutto dopo quello che hai appena fatto?» E fece un cenno con la testa in direzione dell'ambulatorio. «Risparmia le tue sciocchezze per gli altri idioti. Come osa inventarsi una tale quantità di stronzate come se fossimo seri? È ridicolo! Senti un po' sciocco e ridicolo, hai dei problemi nella testa. Questo è sicuro. Ne ho centinaia come te. Hai sentito? Centinaia!
andate nei vostri collegi di mocciosi e raccontate loro delle sciocchezze. E se fossi davvero incinta? Sai cosa fanno in questi casi? Abbiamo dei ginecologi al quinto piano. Alla fine si staccò dalle braccia di lei e si diresse con orgoglio verso il suo ufficio. La porta sbatté e ci fu un silenzio assoluto. Kimi si sedette sul linoleum nudo, esposto e scivoloso. Erano passati parecchi anni da quel giorno. Il suocero di Eugene aveva vinto la campagna elettorale e conquistato l'ambita poltrona. Come governatore era riuscito a fare molto bene per la sua regione. E ancora di più per se stesso e per i suoi partner commerciali. Il signor Eric rimase in carica fino a quando la sua salute glielo permise. Sua figlia Jennifer, un tempo una bellezza, giovane moglie di un famoso chirurgo di successo, finì i suoi giorni in un ospedale psichiatrico circa 3 anni dopo che il marito lasciò la sua città natale. L'aveva fatto all'improvviso e non aveva informato nessuno in anticipo del suo gesto. Il governatore si arrabbiò e promise di occuparsi del genero disobbediente. Ben presto non si interessò più al genero. Il dolore personale oscurò questa spiacevole fuga a tradimento. Il fatto è che ai suoi tempi il signor Eric era un uomo estremamente affettuoso, frequentava diverse donne e, oltre alla sua unica figlia legittima, aveva altri figli. Era molto orgoglioso di essersi sempre comportato da uomo in queste occasioni. Come amava ripetere, se ne vantava tra i suoi amici più stretti. A tutti i suoi figli, e anche alle donne, forniva una buona paghetta. E loro non avevano bisogno di nulla. Non diede il suo cognome a nessuno di loro per paura di inutili scandali compromettenti. Tranne che in un'occasione, quando finalmente ebbe un figlio. «Finalmente ho avuto un maschio!» disse con gioia agli amici che si erano riuniti in una ricca sauna per festeggiare l'evento. «Ecco!» e mostrò con orgoglio la foto con il bambino. «Oh, il gigante!» La folla ha risposto educatamente. «L'erede apparente!» «Alla sua salute?» «Sì!» «Finalmente c'è un erede!» Eric tirò un sospiro di sollievo. «Pensavo che Dio non avrebbe permesso al mio ragazzo di farla franca!» «Ma no, una brava donna partorisce sempre prima un maschio!» «È quello che diceva sempre mia nonna!» «Allora brindiamo alla tua donna!» Gli uomini risero. Il signor Eric intestò il figlio a suo nome. Proprio come avrebbe dovuto fare. Ha comunicato con lui e da allora ha vissuto in due case. E ha provveduto sia al ragazzo che alla madre. La moglie, se sospettava qualcosa, non lo dava a vedere. L'anno in cui il buono a nulla Eugene lasciò la città, il ragazzo aveva compiuto 18 anni. Stava diventando grande. Così organizzarono un banchetto elegante. E tutti gli addetti ai lavori si congratularono di cuore con il padre felice. 3 giorni dopo, il figlio per poco non si schiantava con la moto regalata dal padre. Stava guidando molto velocemente su una strada notturna e, evitando una collisione, è andato a sbattere contro un palo. Ed eccoci qui. Ospedale, Medi. Un esame. Al signor Eric non importava nulla del genere in fuga. E nessuno cercava Eugene, lasciandolo a se stesso. Guardando al futuro va detto che, sebbene quella volta il figlio di Eric si sia salvato grazie agli sforzi dei medici e al denaro dell'influente padre, non rimase a lungo in questo mondo. Qualche anno dopo ebbe un altro incidente d'auto da qualche parte all'estero, dove fu mandato a recuperare il senno. E questa volta con esito fatale. Dopo la sua morte, il signor Eric era inconsolabile. 6 mesi dopo rassegnò le dimissioni. Il vecchio governatore fu rapidamente sostituito ed ora in poi visse i suoi giorni nella sua casa estiva con la moglie. Dimenticato da tutti. E Eugene? La sua sorte fu più fortunata. Dopo aver lasciato la sua città natale, visse per qualche tempo nella capitale. Era un praticante di successo. Aveva un buon rapporto con una nota clinica e, cercando di dimenticare il suo passato, si immerse nel lavoro scientifico, difese la sua tesi di dottorato, pubblicò su importanti pubblicazioni mediche. Viaggiò molto all'estero per simposi e conferenze mediche. Durante uno di questi viaggi, fu invitato a ricoprire una cattedra presso l'Università del Massachusetts. Eugene lasciò quindi la città per sempre. Non si sposò mai. Non ebbe mai figli. Ha vissuto da scapolo con un gatto grasso e impertinente di nome Swift. Questa è tutta la sua famiglia. A volte, durante gli esami, l'anziano professore sembrava allontanarsi da qualche parte, guardando distrattamente attraverso gli occhiali un altro ragazzo o una ragazza e ascoltando a malapena quello che gli rispondevano. Gli studenti non tardano a notare questi episodi e ad approfittarne.
Allora, cosa stavi dicendo? Chiese il professore Eugene a un altro ragazzo seduto dall'altra parte del tavolo. Non ho detto nulla, professore. Sorridendo, l'altro gli rispose. Stavo aspettando che tu tornassi. Davvero? Eugene guardò intensamente negli occhi dello studente e improvvisamente gli sorrise. Allora continuiamo. Da qui. Questo divertente incidente fu l'inizio di una toccante amicizia tra uno studente di nome Jack e un anziano professore. È così. Ricevendo la risposta a un'altra domanda, il professore ripeté la sua frase preferita. Paterno, guardando l'allegro giovane dai capelli scuri. Tanto tempo fa, anche lui aveva un bambino piccolo e bello. Lo chiamarono Benny. È Jennifer. Benny. E perché tutto è diventato così triste? Scrollatevi di dosso l'ossessione dei ricordi amari. Il professore Eugene tornò alla sua lezione e cominciò a parlare a lungo della saggezza della scienza medica. Ma oggi deve essere stata una giornata strana. Stavo sempre pensando a altro. Il professore guardò fuori dalla finestra e si ricordò di un'altra persona. Kimmy, innamorata di lui, la sciocca infermiera che era incinta di suo figlio. Poco prima di andarsene, Emma gli raccontò di ciò che aveva visto nel bagno delle donne. Al diavolo, allora lo spazzolò via. Ah, che scandalo chic aveva provocato quella ragazza! Ricordando la scena, il professore sorrise involontariamente. Si vedeva ancora come un giovane uomo pieno di forza, in piedi con la divisa medica blu e il camice bianco in mezzo allo stretto corridoio dell'ospedale. Tanti occhi indiscreti, la luce dura delle lampade notturne e le urla disperate. Eugene, sono incinta, avremo un bambino! Sì. È interessante. Era davvero incinta di suo figlio. Emma disse che lo era all'epoca. Quanti anni avrebbe ora suo figlio o sua figlia? Ma si tratta di speculazioni inutili. Non ha più incontrato Kimmy e non ha figli maschi. Smettetela di ricordare sciocchezze. È tutto rimasto lì, in una vita passata. Pochi giorni dopo un terribile incidente accade proprio davanti al professore. C'è stata una sparatoria nel cortile dell'università. Un pazzo entrò di nascosto con una pistola e iniziò a sparare su tutti indiscriminatamente. Eugene reagì prontamente alla situazione. Ha gridato a tutti di mettersi a terra e di coprirsi la testa con le mani. Lui stesso si è accasciato e ha iniziato a comporre il numero della polizia. Qualcosa fischiò molto vicino al suo orecchio. Un urlo acuto proveniente da dietro lo fece alzare la testa e girare. Non lontano da lui Jack, che copriva con il suo corpo una ragazza, era riuscito a farsi sparare. La polizia arrivò rapidamente. Arrestarono l'aggressore e le ambulanze portarono le vittime in ospedale. Eugene si precipitò alla barella su cui era trasportato Jack. Lì vicino c'era la stessa ragazza, che si spalmava sulle guance lacrime miste a trucco. «Professore!» Il giovane ansimò. «Ecco il telefono. Può chiamare mia madre. Per favore, le dica dove portarmi. Va bene, va bene!» Eugene rassicurò il ragazzo. «Andrà tutto bene. Non è profondo. È quello che ti dico come chirurgo. Non perdere troppo sangue. Resisti, figliolo!» Improvvisamente chiamò il ragazzo con quella parola affettuosa. Dopo aver dato un'occhiata alla barella, chiese a un paio di medici in quale ospedale portare i feriti. «Al St. Stephen's o al Central?» «Chiama, te lo diranno loro.» Gli uomini concentrati gli risposero. Ancora una volta, rallegrandosi del buon funzionamento dei servizi medici locali, Eugene andò a riposare al bar dell'università, ma prima di essere visto dagli attenti soccorritori. Così come tutti gli altri presenti sul posto in quel momento. Mostra sintomi di shock. Gli ha detto una dottoressa concentrata. Deve andare in clinica. Sono un medico anch'io, collega. Lui le ha sorriso. Non sono sotto shock. Va tutto bene. Bevendo tè e una goccia di sedativo, Eugene compose il numero giusto. Pronto, pronto. Con difficoltà a scegliere le parole, disse la donna ansiosa all'altro capo del filo. Sono il signor Eugene, un professore dell'Università del Massachusetts. Abbiamo avuto un incidente. Suo figlio è in ospedale in questo momento. No, no, non c'è bisogno di essere così preoccupati. Si riprenderà? Sì. Ha una ferita d'arma da fuoco. Mi ha chiesto di chiamarla. Sì, certo che l'ha fatto. Prendiamo il primo volo.
la madre ha urlato. «Stefan, stai ricevendo una notizia terribile, Jack è in ospedale!» Gli hanno sparato. Rendendosi conto che non sarebbe stato più contattato, Eugene chiuse la telefonata. La sua missione era compiuta. Tuttavia, passò un giorno, poi un altro, e il professore provò una fitta di preoccupazione. Dopotutto, lui e Jack erano quasi amici. «Dovremmo fare una visita al ragazzo in ospedale». Nella stanza pulita trovò un ragazzo sorridente e già in via di guarigione, e una donna seduta accanto a lui. «Salve!» Quasi meccanicamente la salutò, senza nemmeno guardarla. La donna rispose felice. «Grazie mille per avermi chiamato!» Lei sospirò e poi disse qualcosa. «Oh, allora non ti ho nemmeno chiesto come ti chiami!» «Eugene! Eugene! Piacere di conoscerti!» disse lei, guardandolo in faccia con più attenzione. «E io sono Kimmie!» «Kimmie!» Lui si avvicinò di più. Gli occhi gli mancavano a volte e la guardò più da vicino. «Mi scusi, ci siamo già incontrati?» «Eugene, non sei tu!» La donna parlò a bassa voce, poi si mise una mano sulla bocca come se fosse rimasta scioccata. «Cosa c'è? Vi conoscete?» Jack li guardò dal letto, sorpreso. «Kimmie!» Eugene si voltò verso di lei, con un'aria quasi supplichevole. «Andiamo al bar, professore!» «Il ragazzo ha bisogno di riposare!» disse allegramente la donna. «Ma madre!» si sorprese Jack. «Stai giù, stai giù!» Kimmie rispose con un tono inconciliabile. «Il medico ha detto che hai bisogno di più riposo!» Il caffè dell'ospedale era animato come sempre. Parenti, medici, pazienti in convalescenza discutevano delle proprie questioni. Nessuno si curava della conversazione tra i due avventori del tavolino nell'angolo più lontano. «Sì, è suo figlio!» Kimmie sospirò. «È inutile cercare di negarlo. Ma tu mi hai lasciato, ricordi? Te ne sei andato senza dire una parola a nessuno. Cosa avrei dovuto fare? Dovevo crearmi una vita. Sì, lo capisco. Non prova più niente di speciale per quella donna da molto tempo. Ma un figlio, questo è un altro discorso. Voglio far parte della sua vita. Gliel'ha detto. Per favore, non devi metterti in mezzo. Non ho intenzione di farlo. Quindi, vedi, uno a uno, a quanto pare, Kimmie fece una smorfia. Cosa intende dire? Eugene sembrava diffidente. Ninch'io sono sicuro di come gestirlo. La donna scosse la testa. Ora posso dirtelo. Rimase in silenzio e gli raccontò la seguente storia. L'anziana madre di Kimmie era morta da poco tempo e lei era andata nel suo paese d'origine per dare all'anziana donna una degna sepoltura. Mentre rovistava tra gli effetti personali della defunta, trovò un libretto di risparmio a suo nome, in cui c'era una somma di denaro piuttosto impressionante. Insieme ad esso c'era un foglio di carta ingiallita piegato in quattro. Su di esso c'era la seguente annotazione, fatta di pugno dalla defunta. «Cara figlia, tuo padre non ha mai voluto comunicare con noi, ma ha provveduto a te e a me perché potessimo vivere bene. Questo è un libretto di risparmio aperto a tuo nome quando eri bambina. In seguito, su suo consiglio, ho chiuso il conto perché il denaro non andasse sprecato. Ho comprato oro, poi valuta e ora posso morire con la coscienza pulita, avendo fatto tutto quello che dovevo fare per te e per mio nipote. Kimmie! Tuo padre è un uomo rispettato e conosciuto nella nostra città. Era direttore della fabbrica comunale quando ero giovane. E ora è un deputato. Si chiama Eric. Aveva e ha una famiglia, una moglie e una figlia. La tua sorellastra. Forse un giorno potrai conoscere anche lei. Sarebbe bello. I parenti non dovrebbero perdersi nella vita. Baci, tesoro. E io sono tua madre. La mamma voleva che conoscessi la mia sorellastra. Kimmie sorrise. E invece ho conosciuto suo marito. E ancora oggi mio padre rabbrividisce al pensiero che cercava di intimidirmi quando veniva a trovarmi in clinica. È così che va la vita, no? Lei gli sorrise tristemente. Ma quando ho chiamato mio figlio Jack, non ne sapevo ancora nulla. Ma all'improvviso ho voluto chiamarlo Benny. Sai perché? Eugene scosse la testa. Perché l'altro giorno mi hai detto che tu e tua moglie avete un bambino di nome Benny.
E io volevo farti un dispetto chiamando nostro figlio così, in modo che crescesse grande e bello come te. E che un giorno saresti stata così ferita quando l'avresti visto che avresti capito chi avevi perso di nuovo. Sei una donna crudele, Kimmie. Le disse tristemente. Ho sofferto molto per molti, molti anni prima di allora. Sono scappata dalla città per sfuggire a questo dolore insopportabile. L'ho capito dopo, gli rispose lei. E voglio chiederti perdono per tutto. Ora che tu e Jack vi siete incontrati, puoi almeno rimediare a un po' di dolore. Sai, quando era piccolo ho cercato molte volte di rintracciarti, di scriverti, di farti sapere di lui. Assomiglia proprio a te. L'hai notato? Certo che l'ho notato. Eugene annuì. La prima volta che l'ho visto è stato come se fossi stato inondato di ricordi, ho sentito qualcosa dentro di me. Si frugò in tasca e si asciugò gli occhi con un fazzoletto. Mi dispiace, ma andiamo. Kimmie si alzò dalla sedia con determinazione. Forza, andiamo a raccontargli tutto. Eugene insegnò all'università per altri 12 anni, poi andò in pensione e visse tranquillamente nella sua casa alla periferia di Boston. Aveva un cane. Passeggiava con i nipoti. Ora aveva due nipoti. Jack si era laureato, si era sposato e aveva avuto due gemelli, due bellissimi ragazzi, Alvin ed Eugene. Eugene era molto orgoglioso che uno di loro si chiamasse come lui. Nonno, quando saremo grandi, anche io ed Edwin diventeremo medici. Proprio come papà. Eugene diceva spesso. Soprattutto, sii onesto con te stesso, nipote, rispose il nonno. E non fare mai del male alle persone che ti sono più vicine. Con Jack sono diventati vicini come possono esserlo padre e figlio che si amano. Kimmie e Eugene hanno mai rimpianto il passato? Forse. Ma la vita continua, e continuerà sempre. Ma perché Kimmie ed Eugene non si sono sposati? Chi ha più colpa per questo? Scrivete la vostra opinione nei commenti!